Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar Una gestione sicura della rete. Proseguiamo i nostri webinar che riguardano la sicurezza, la cyber security. È un argomento sicuramente di grande attualità, di grande interesse. Riteniamo che ci sia bisogno di dare il più possibile formazione e informazione su questi temi. Oggi siamo in compagnia di Stefano Risatti, il nostro senior IT architect, che vi illustrerà questa interessantissima soluzione di Forest Scout che ci permette effettivamente di avere un controllo decisamente diverso su quella che è la nostra tecnologia di rete. Prima di passare all'argomento tecnico, facciamo una breve introduzione su chi organizza questi webinar, quindi il gruppo Eurosystem. Gruppo Eurosystem accompagna le imprese in processi di cambiamento, di trasformazione culturale e digitale, che si tratti di un progetto di Industria 4.0, che si tratti di un servizio di outsourcing, che si tratti di un servizio di rinnovo infrastruttura o data center, oppure un progetto che riguarda appunto la sicurezza, noi ci siamo. Eurosystem è ormai un gruppo consolidato che vanta più di 150 persone al suo interno e tra l'altro abbiamo raggiunto un traguardo molto interessante, 40 anni di attività. È un traguardo, come dicevo, non semplice, non banale, se pensate che l'età media dell'industria italiana sono 12 anni. Quindi per raggiungere questi traguardi bisogna avere sicuramente intraprendenza, bisogna avere visione e avere delle idee chiare, quindi pensiamo che di averle avute e di continuare su questa strada. Queste sono le aziende che fanno parte del nostro gruppo, quindi Nove Servizi, Estecon, SecureBee e SD Team, che sono integrate con Eurosystem proprio per dare maggiori servizi, maggiori opportunità ai nostri clienti. Ognuno ha una sua specificità, ognuno ha portato un valore aggiunto e quindi in qualche maniera ha arricchito quelle che sono le competenze del nostro gruppo. Territorialmente, come vedete, siamo dislocati a Trieste, a Udine, a Treviso, a Verona, a Bergamo, a Ferrara, a Bologna e Firenze, quindi diciamo che occupiamo il centro-nord-est, quello che io chiamo il triangolo d'oro dell'Europa, in quanto questo territorio vanta il PIL più alto a livello europeo. Non so se lo sapete, però è un dato interessante che ci fa riflettere effettivamente sul potenziale del nostro territorio e sulla grande ricchezza di aziende che abbiamo qui. Io direi che possiamo introdurre l'argomento, Stefano, e Sì, quindi direi. parlare di questa soluzione che, come dicevo prima, secondo me può far comodo a moltissime aziende perché la connettività sta cambiando, si sta trasformando. Sì, infatti, allora, buongiorno a tutti intanto, appunto sono Stefano Risatti, mi occupo principalmente di pre-sales architetture. Vediamo di capire proprio questa cosa che diceva Mauro, come mai le cose stanno cambiando. Allora, il punto da cui partiamo è quello che alla fine i dispositivi che noi abbiamo ogni giorno connessi alla rete sono aumentati esponenzialmente. Si dice che nei prossimi anni, si dice dal 2023, questi sono dati di Gartner, quindi diciamo in 3-4 anni, ci saranno 3 volte gli endpoint che abbiamo adesso da gestire. È un numero non banale. Non banale, andiamo a vedere il perché. Allora, problematiche sono queste. Fino a ieri, normalmente una persona che si occupava di IT gestiva dei dispositivi che si trovavano tendenzialmente connessi alla rete della propria azienda, della propria sede o delle sedi remote. Il primo cambiamento, che ormai è qualche anno qui in atto, è che questi dispositivi cominciano ad essere da qualche parte nel cloud. Possono essere dei dispositivi, degli endpoint, quindi dei server, dei servizi abbastanza, diciamo, confinati, tangibili, o possono essere dei veri e propri servizi complessi, come può essere banalmente un servizio di Office 365 che c'è dentro un po' di tutto, che sono N server sparsi in giro per il mondo. Così come un'altra cosa ancora più importante che sta succedendo, e qua l'industria 4.0 ha fatto sicuramente tanto, è la parte di gestione del famoso campo produttivo, di quello che si chiama OT, ovvero Operation Technology, quindi tutto quello che banalmente spesso si sente chiamare come SCADA o quello che tante volte si sente chiamare come IoT, IoT, sì, sono famoso. dei dispositivi, insomma, che al contrario che magari dell'IT, che è funzionale a dei processi un po' più legati al business, la parte OT di solito è più funzionale dei processi veramente produttivi, cioè al macchinario che dà
produce dei pezzi che sono quelli che poi l'azienda vende, insomma, ecco. E oramai sono tutti connessi in rete. Sono tutti connessi in rete e la complessità, quello che sta succedendo appunto è che questa parte prima era una bella isola dedicata, adesso sta diventando qualcosa di un po' condiviso con l'IT. Queste sono delle statistiche appunto anche queste abbastanza aggiornate, si vede tra il 2018 e il 2019 quali sono un po' i trend. Andando un po' nel dettaglio di quello che ci interessa, vediamo che c'è stata comunque una crescita lato data center, quindi infrastruttura, diciamo, quella che contiene i dati, per intenderci, quella che erano i servizi, è una crescita divisa tra appunto data center, che immagino sia data center che uno ha in qualche posto o nella propria azienda o in una collocation in un posto ben preciso, e tutto quello che è cloud, ovvero dei servizi che sono forniti da qualcun altro. I trend sono sicuramente in crescita, la crescita è tendenzialmente maggiore per la parte cloud rispetto alla parte data center. Quello che però è il gap importante appunto sono le due parti relative all'IoT e l'OT. Quindi insomma, IoT intendiamo mediamente i dispositivi connessi ad internet in maniera abbastanza generica, può essere il controllo della temperatura dell'ufficio piuttosto che la telecamera che fa la videosorveglianza. L'OT, come dicevo prima, tendenzialmente è un qualcosa, un macchinario, qualcosa che produce effettivamente del materiale, che produce qualcosa di tangibile, tendenzialmente provando a semplificare il famoso PLC SCADA o il sensore, certo, di produzione, insomma, di inverter, qualcosa veramente legato alla produzione. Chiaramente sta diventando strategico gestire la parte IT/OT un po' insieme. Mentre per la parte OT, sì, IT, scusate, c'era tendenzialmente necessità di erogare i servizi in maniera continuativa e di mantenerli in maniera sicura, però influivano fino a certa misura in termini di problematiche nel momento in cui questi venissero a mancare o per un funzionamento o per un attacco. Nel momento in cui parliamo di OT diventa molto più critica, cioè ci sono dei impianti produttivi del valore di milioni di euro. Banalmente pensate, faccio sempre l'esempio di qualcuno che conosco, di un forno per, diciamo, per realizzare delle bottiglie in vetro. Quello è un bellissimo oggetto che qualche nostro cliente ha detto che se la parte di automazione viene a mancare, probabilmente diventa un bellissimo fermacarte del valore di qualche decina di milioni di euro, perché di fatto è quello il risultato. Quindi è un danno sicuramente molto importante per l'azienda, al di là di tenere fermo il servizio informativo, l'IT classico per un giorno, perdere completamente l'impianto produttivo è ben altra cosa. Quindi sta diventando sempre più importante. Io qua appunto vi farei una domanda per cercare già di capire, perché un po' l'idea me la sono fatta, volevo capire con voi quanti di voi cominciano già ad avere a che fare con la parte di OT, cioè quanti di voi si trovano a dover far fronte a delle richieste della produzione di dire più o meno parzialmente prenditi in carico anche questa parte relativamente a il deploy di nuovi impianti, relativamente alla sicurezza, all'accesso da remoto. Quindi vi do qualche minuto, se qualche secondo per rispondere. Così. Sì, così abbiamo anche la possibilità di rilevare le vostre risposte, quindi di capire come stanno andando questi argomenti anche a casa vostra. Anche se ci sono domande o richieste durante il webinar, vi ricordo che avete una chat a disposizione, quindi potete inserire la vostra richiesta, anzi vi invito eventualmente a fare domande o a avere dei chiarimenti, perché così sfruttiamo in senso positivo la presenza di Stefano in maniera completa. Che vediamo i risultati. Dati. Oh, bellissimo. 50%. Bellissimo 50%. Pareggio. Però è positivo, cioè positivo. Se vi fidate ve lo do come valore, nel senso qualche tempo fa, probabilmente un paio di anni fa, sarebbe stato molto meno sì. Probabilmente ancora più qualche tempo fa sarebbe stato praticamente zero sì. Nel senso che tendenzialmente capitava che le due reti, quella di automazione e quella di produzione di IT, erano completamente separate. Spesso impianti comunque fatti anche fino a decine di anni fa, la parte IT è veramente poco, c'è magari un cavo di rete che esce dal PLC per assistenza remota. Oggi tutta la comunicazione tra i sensori, tra i PLC, tra la parte di supervisione viaggia su reti IP, su reti insomma informatiche. Qualche anno fa c'erano dei cavi con dei bus proprietari che quindi quantomeno mi davano un po' di sicurezza in più. Quindi la tendenza che sia in crescita insomma è reale. Perché tanto parlavo l'altro giorno con la nostra security specialist Michela, sì, la nostra collega, di quanto è importante sia questo fenomeno, perché come dire il dispositivo IoT che io collego alla rete ha una sua password, un suo
livello di accreditamento in rete, molto spesso viene lasciato ai parametri di default, Sì, e quindi crea una falla nella sicurezza che ma non solo, ci è decisamente. capitato anche impianti veramente nuovi, fatti con prodotti di aziende blasonate, leader del settore nella parte di automazione, quindi prodotto nuovo, comprato nuovo da oggi, listino oggi, l'unico prodotto che quell'azienda fa di quella categoria, monta un sistema operativo che è in end of support da Microsoft da 5 anni, quindi c'è cioè, una mette in produzione un qualcosa che è già insicuro di Già partenza ed è obsoleto. l'unica soluzione, perché non è che stiamo Infatti. dicendo scelgo l'azienda che costa meno, scelgo la leader di settore che è conosciuta da tutti quanti e mi fa un prodotto così. Mediamente sono aziende tedesche, di solito ragionano quello che funziona non si Non si cambia, cambia. quindi Squadra che vince. sì, esatto. Tornando al ragionamento che mi ha appena fatto, no? Nel momento in cui si parla di OT sono tre le cose. Andando da destra verso sinistra andiamo dalle cose un po' meno gravi. Allora ci sono le problematiche più legate alla parte operativa, sono problematiche mediamente. Queste sono sempre delle statistiche raccolte, insomma, dagli analisti a livello mondiale. Le cose che capitano un po' più frequentemente a livello giornaliero, che incidono relativamente poco sulla produttività dell'azienda, sono legate principalmente a apparati configurati male, a dei valori di lettura di variabili, di parametri, di temperature che non sono magari proprio precisi, e a problemi di connettività nella parte, diciamo, di automazione industriale. Molto spesso, finché queste reti erano basate, come vi dicevo prima, su dei bus proprietari, era un qualcosa di un po' più gestibile anche per la parte magari un po' più legata al mondo dell'elettrotecnica. Nel momento in cui si va su IP e su reti molto complesse, si diventa comunque, si entra in un ambito dove ci sono delle competenze diverse, delle competenze un po' più legate a dei insomma, ingegneri di telecomunicazione, gente che sa come si costruiscono delle reti, quindi può capitare su ambienti di una certa dimensione che ci siano problemi di connettività. Queste sono cose che sono anche un po' più tangibili, in effetti, perché mi accorgo che l'impianto non sta funzionando proprio bene, però continuo a produrre. Nel momento in cui ci spostiamo in mezzo, andiamo un po' sulla parte un po' di infrastruttura centrale, ci esponiamo già a delle criticità, a dei dati che vengono esposti in maniera non sicura, ha della possibilità che ci siano dei failure magari di dispositivi critici perché non ho gestito bene la parte di implementazione, di progettazione dell'infrastruttura. Se poi andiamo sulla parte di cyber security, che è quella che in questo momento non vi nascondo, capita ancora raramente, però capita, cioè attacchi mirati dove con appunto degli attacchi tipo Stuxnet piuttosto che Avnex, cioè gli attacchi, addirittura gli attacchi anche di cripto, diciamo di virus, di cripto locker o cose di questo tipo, si possono andare a danneggiare o strumenti di supervisione, quindi PC utilizzati per la supervisione dell'impianto, o addirittura con attacchi più mirati proprio i PLC, cioè i macchinari che governano il funzionamento dell'automazione nel campo. È successo anche recentemente la funivia, no, bloccata Sì, da un attacco. come vi dicevo, un attacco di quel tipo sicuramente è fastidioso, blocco di servizio. Un attacco mirato su un impianto produttivo dove ci sono Crea magari un danno temperature economico. e pressioni in gioco importanti, potrebbe causare anche insomma, dei danni Danni agli esseri economici, umani, purtroppo, anche se sì, sì. oltre che alla parte economica. Sì, diciamo che questa è la parte su cui spesso sottovalutata la parte su cui bisogna concentrarsi, secondo appunto quelli che sono i trend. Tornando un po' a noi, semplificandolo con uno schema abbastanza esplicativo, questi sono i vari livelli di un'azienda moderna dove ci sono le varie tecnologie, le varie reti connesse tra di loro. Qui, fino a qualche tempo fa, con un prodotto come quello che vi stiamo presentando, appunto questo Fallscout, si andava ad analizzare, diciamo, più o meno fino a livello 2, quindi stiamo parlando di dispositivi che sono principalmente dispositivi legati al mondo, no, IT, dei PC, dei server, dei dispositivi abbastanza comuni, si gestivano con un prodotto, la parte un po' più legata al mondo produttivo si gestiva con delle soluzioni di terze parti. Giustamente questa azienda ha detto io ho bisogno di dare una visibilità completa ai nostri clienti, ha fatto un'acquisizione importante, un'azienda appunto si chiama Security Matters e ha integrato già parzialmente il processo di integrazione, continuerà, per avere un unico prodotto che mi va a gestire completamente a livello di visibilità, di sicurezza, adesso vedremo come, l'intera azienda. In termini pratici, questo prodotto cosa fa? Fa, volendo semplificarlo, tre cose, quindi una parte di visibilità, una parte di controllo e una parte di orchestration.
risolviamo tre problematiche. Vediamo un po' nel dettaglio quali sono le problematiche partendo dalla visibilità. La visibilità è la cosa che la maggior parte dei clienti nostri ci sta chiedendo in questo momento, soprattutto legata anche al mondo della rete OT. Perché banalmente arriva qualcuno e dice: io mi devo prendere in mano questa rete, questa parte di gestione, perché il responsabile della produzione, il responsabile della sicurezza mi dice che lo devo fare, ma io non ho idea di cosa ci sia dentro. Ho chiesto a loro, ne sanno meno di me. Perché tendenzialmente sanno che c'è magari un forno, un asse Sì, trasportatore, un tornio, una sono ormai presa. occupati con Se precisione. comincia già a chiedere, dammi l'IP, già si Sì, no comincia a problema. diventare esatto. Quindi problematica visibilità. E questo è quello che uno percepisce. Poi, in realtà, abbiamo scoperto che quando andiamo a fare delle analisi, come quelle che adesso vi faremo vedere, si scopre che anche nella parte IT, che è la parte che uno governa quotidianamente, mediamente c'è di solito un 30% di dispositivi che uno non sapeva di avere. O che non si Quindi ricorda più di sì, non si ricorda, non sapeva, avere. quindi insomma ce n'è. Di fatto le cose che si fanno con questo tipo di approccio, questa parte di visibilità, sono tre, cioè discoverare, quindi trovare cosa ho nella mia rete. Una volta che ho trovato un qualcosa, cioè un endpoint, un dispositivo che banalmente per semplificare vuol dire un indirizzo IP o un MAC address, nel momento in cui ho trovato questo dispositivo devo capire cos'è, quindi classificarlo. Una volta che ho capito cos'è, devo capire come è preso questo dispositivo. Cioè questo dispositivo, no? So che è un PC, so che è un PC aziendale, ma va bene che non abbia l'antivirus, va bene che non abbia dei programmi non condivisi aziendalmente, va bene che non sia un portatile e il disco non è crittografato. Quindi devo andare a fare una sorta di assessment del mio dispositivo. Volendola semplificare ulteriormente, partiamola così. Nel momento in cui questa soluzione vede un qualcosa, il suo primo obiettivo è capire chi ci sta dietro con quella qualcosa. Quindi capire se è un dipendente, un partner, un contractor, un ospite. Una volta che ho capito questo, devo capire quel dispositivo se è aziendale, è un dispositivo di qualcun altro che se lo può portare da casa, oppure è un dispositivo che non deve esistere, cioè un dispositivo comunque possibilmente un attaccante. Poi devo capire che tipo di dispositivo è, banalmente, se è una stampante, se è una macchina virtuale, se è un sensore di temperatura, se è un PLC SCADA di quella marca. Una volta che ho capito questo, devo capire come è collegato alla rete, perché per poter capire se quel dispositivo può essere gestito, non può essere gestito, può essere limitato, devo capire se quello si trova in azienda, arriva da una VPN che magari si trova dall'altra parte del mondo, se da una VPN, si trova collegato a una rete wireless, quindi bisogna identificare quello. E una volta che ho capito queste cose, appunto, vado a vedere quello che era l'access che si diceva prima, quindi vado a capire com'è l'igiene di questo dispositivo, cioè le configurazioni di questo dispositivo in base alle risposte che ho ricevuto nei 4 punti prima. Mi vanno bene o non mi vanno bene? Cioè, il dispositivo aziendale, ripeto, senza antivirus, è una cosa accettabile o meno? Quindi raccolgo tutte queste informazioni. Che già è un passaggio non da poco, voglio dire, riuscire ad No. avere queste informazioni che riguardano tutti i dispositivi connessi in Sì. rete, già mi permette di avere una visione molto più chiara. Sì, infatti non nascondo che questo tipo di prodotto, oggi siamo qua a parlare di NAC, era un po' comunque per cercare di dare un nome a questa cosa. Però il NAC, che sta appunto per Network Access Control, cioè per poter limitare l'accesso alla rete, diciamo, la maggior parte dei clienti che adotta questa soluzione lo utilizza anche per far quello, ma il primo scopo è avere visibilità. Cioè, noi clienti, abbiamo clienti che ci dicono: io non so cosa ci sia collegato alla mia rete, già di una filiale. Se poi comincio a avere 10 filiali sparse magari in giro per l'Europa, diventa ancora, eh Impegnativo. sì. Quindi diciamo, la parte fondamentale, al di là della discovery, che è abbastanza semplice, si diceva prima, appena questo dispositivo vede un qualcosa di collegato alla rete, lui sa che deve andare ad analizzarlo. Il cuore, il fulcro di questa soluzione, che è anche uno dei vantaggi rispetto a molte altre tecnologie simili sul mercato, è la classificazione. La classificazione la fa con un motore proprietario che usa svariate tecnologie e svariate cose. Di default questo motore riesce a riconoscere senza nessun tipo di intervento da parte di nessuno già più di 1.000 tipologie di dispositivi, sistemi operativi, di funzioni, di quant'altro. Quindi io già installando questo prodotto da zero, lui mi riconoscerà la gran parte dei dispositivi con azienda. Successivamente io posso, accettando il fatto di condividere le mie classificazioni, perché posso farle anch'io, posso classificare anch'io quel dispositivo per me. È quello, ok? A quel punto lui si tira fuori una serie di informazioni di fingerprint, quindi banalmente il
tipo di MAC address della scheda di rete, il tipo di traffico che quel dispositivo produce, le porte aperte, tutta una serie di cose relative alla postura, insomma, di quel dispositivo, le condivide con un servizio in cloud fornito da questa azienda, la Forescout. In cambio, cosa mi danno? Mi ritornano tutte le altre condivisioni fatte dalle altre aziende. Quindi diventa uno strumento che mi permette pian pianino, esatto, di autoalimentarsi e diventare sempre più efficace. Altra cosa, questo algoritmo è stato veramente rivisto più volte nel corso degli anni, migliorato molto. Perché? Perché principalmente fino a qualche tempo fa la problematica principale di una rete era gestire PC Windows, i Macintosh, dei Linux. Okay. Sì, qualche stampante al limite. Quei dispositivi cosa c'hanno di differente rispetto al resto dei dispositivi? Che in questo in Linux, Apple e Windows posso in qualche maniera caricarci un agente, ho un antivirus, posso entrare in qualche maniera con delle credenziali di dominio amministrative, conosco che sistema operativo c'è dietro, perché ciò il sistema operativo è abbastanza standard. Il resto dei dispositivi, banalmente, il PLC SCADA o il sensore di temperatura dell'acquario del casinò, che fa sempre modo di dire, perché ogni volta che si fanno un video di sicurezza dicono che hanno rubato non so quanti account di giocatori importanti di un casinò entrando dal sensore di temperatura dell'acquario, no? Quindi lo riportano sempre tutti, lo riporto anch'io. Per capire cosa c'è dentro di questi dispositivi non c'è un sistema operativo conosciuto, quindi serve un algoritmo veramente intelligente che sfrutti qualsiasi cosa per andare a riconoscere che tipo di dispositivo è, che è un po' la tecnica che usa anche un hacker. Un hacker quando entra su una rete cerca di scansionare le cose e cercare di capire dove sono le vulnerabilità, ma soprattutto che tipo di dispositivo ho di fronte, perché a seconda del dispositivo cambiano anche magari sì, le vulnerabilità. Quindi, considerando che l'algoritmo è stato descritto varie volte, cosa è successo? È successo che la parte, diciamo, relativa all'IoT, prima di arrivare là vi faccio una domanda, così vediamo di capire una cosa. Utilizzate già delle soluzioni che gestiscono l'inventory, o meglio, avete un vostro software o un qualcosa che vi aiuti ad avere visibilità quantomeno di cosa avete in azienda in termini di software, sì, in termini di hardware e quant'altro? Anche perché dalla mia esperienza non è molto diffuso questa. No, magari lo si fa un po' più per la parte in maniera un po' artigianale, sì, sulla parte hardware. Sulla parte legata ai PC per le manutenzioni, sì, esatto, o per l'asset management, ma avere un software che mi dice che in fabbrica c'ho il PLC XY, okay, ho un sensore di temperatura di quella marca. Ok, quindi bene, il 64% di voi c'ha un software che vi aiuta in questo tipo di processo. C'è una buona percentuale. Sì, sì, assolutamente buona. Quindi torniamo un attimo a noi, vi stavo dicendo appunto che a livello pratico, facciamo un esempio, questa è la console del software di cui vi stavo parlando, io vado a classificare, questi sono degli esempi, in base al magari information technology, lui è in grado di discriminarti un team client da un team client, banalmente computer da un team client, a sua volta mi riconosce quali sono le stampanti, quali sono i tab, e questi sono solo alcuni dei dispositivi. Multimedia Ethernet, magari gaming console, è un caso difficile che capiti, ma se vedo che ho un Xbox collegato in azienda, magari c'è qualcosa che non va. È il caso di capire, sì, bene. Esatto. Per la parte di operation technology è in grado di andare a discriminarmi, queste sono, ripeto, solo alcune, anche per categorie, diciamo, di tipologie aziendali, cioè nella parte magari di sanitaria è già in grado di andarmi a riconoscere quali sono le macchine magari per diagnostica per immagini rispetto magari al team client di supervisione, rispetto a magari il sensore di temperatura della building automation, il sensore di gestione delle luci, cioè è in grado di classificarmi le varie cose. Piuttosto, vabbè, ripeto, i vari sistemi operativi che ci possono essere. Chiaramente lui mi classifica tutto a più livelli, quindi potrebbe essere che ho il macchinario che per la gestione delle radiografie, che in realtà gira con un Windows 7, e lui naturalmente me lo classifica in entrambi i livelli, insomma. Oltre che naturalmente i vari vendor, quindi anche questo, c'è il macchinario prodotto dalla GE Healthcare che c'è Windows 7, me lo trovo dentro nei vari gruppi. E quindi poi sono in grado, e poi vedremo come, di andare a fare determinate azioni. Quello che vi stavo dicendo prima, che ho anticipato, è che io ho due possibilità per andare a fare analisi della postura. Cioè questo algoritmo che mi va a classificare il dispositivo
fa varie cose, cioè alcune cose sono chiamate passive, cioè io vado a raccogliere informazioni dagli switch, dai firewall, da delle chiamate SNMP, da quanta potenza elettrica sta assorbendo quel dispositivo, poi dallo switch che lo sta alimentando. In questo caso sono passivo perché non sto dando fastidio a quel dispositivo. C'ho degli altri monitor invece attivi dove vado a vedere banalmente quel dispositivo quante porte aperte ha, vado a fare delle chiamate su quelle porte, vado a vedere come mi risponde il banner domain, quindi magari mi risponde guarda che mi chiamo Pippo, sono di questa marca, quindi quella è la cosa più facile. Cosa è capitato negli ultimi anni? Che si è visto che alla fine fare questo tipo di attività in modalità attiva sulle reti OT in particolare, IoT anche, però principalmente OT, quindi quel famoso PLC installato qualche anno fa o quel dispositivo fatto dal produttore di automazione comprato nuovo il giorno scorso, attivare l'active probing spesso causa il crash di questi sistemi. Quindi questo vi dovrebbe già far ragionare sulla sicurezza di questi dispositivi. Sono fatti in una maniera, diciamo, un po' così artigianale, magari con software vecchi, che anche solo andare a fare un po' scan o andare a interrogarli nella maniera sbagliata causa Dei dei problemi, problemi che possono essere un blocco completo, banalmente può essere che quell'impianto di produzione comincia a rispondere magari con latenze più alte o con tempi normali, fuori dal normale dico. Quindi quello che si fa a questo tipo di dispositivi è andare a disattivare completamente l'active probing per tutte quelle che io considero rete IT/OT, quindi o per segmenti di rete o per IP o per altri tipi di classificazione che posso sempre fare con questo strumento, decido di quelli lasciarle stare. Però questo proprio per farvi anche presente la criticità di questa cosa. Quindi fino adesso abbiamo visto la parte di visibilità, quindi siamo resi conto di cosa abbiamo in casa. Okay. La parte successiva è andare a controllare quello che abbiamo visto. Cioè abbiamo visto banalmente che ho 50 PC aziendali, di questi 50 ce ne ho 10 senza antivirus. Cosa faccio? Ho varie possibilità. Vado da delle, diciamo, le cose un po' più semplici e meno impattanti, che posso sempre fare su due livelli, uno a livello esterno di network, chiamiamolo, o di amministratore di sistema, quindi bando delle semplici notifiche, mi arriverà una bella email che mi dice: caro amministratore, c'hai 10 PC nuovi che sono comparsi in rete oggi che non c'hanno l'antivirus. Piuttosto che mi aprono un ticket al mio sistema di ticketing, quindi ho qualche mio collega che si occupa di installare gli antivirus, si troverà un ticket che dice: guarda, che installare l'antivirus su questi PC che non ce l'hanno. Piuttosto che posso andare a erogare delle notifiche agli utenti. La notifica può essere un'email all'utente o più banalmente un messaggio che compare a schermo con scritto: guarda che non c'è l'antivirus, la policy aziendale dice che lo devi avere, che ce lo puoi anche installare schiacciando su questo link. E posso anche dire all'utente che se lo installo. In questo caso sono tutte notifiche, tutte cose che non vanno a impattare sui sistemi, che non vanno a creare disagio. Oppure ho una parte di conformità, dove invece dico, ok, a un livello superiore, cerco già di fare qualcosa. Quindi posso sempre ragionare a livello esterno, a livello di network. Banalmente, il PC è un PC aziendale, non c'ha l'antivirus, ti mando sulla rete ospiti. Chiaramente qua qualche problema comincia ad averlo, cioè il PC potrà navigare in internet, potrà ricevere la posta, ma non potrà più accedere magari al gestionale, banalmente. Nel momento in cui l'utente magari si installa l'antivirus, automaticamente il sistema si accorge che adesso il dispositivo è a posto e lo rimette dove era prima, quindi può tornare a lavorare. Stessa cosa la posso fare sull'host, che di solito si fa così, che è meno invasiva, cioè se ho il dispositivo è un dispositivo aziendale, se il dispositivo è classificato come facente parte di un gruppo che assolutamente deve avere l'antivirus, perché io posso ragionare per esclusione, quindi io dico: tutti i dispositivi aziendali devono avere l'antivirus. Se ce n'ho qualcuno che per motivi tecnici particolari non lo devono avere, li escludo. Automaticamente il mio software è in grado di lanciare in automatico dell'installazione dell'antivirus. Oppure, cioè, sull'antivirus non è aggiornato, automaticamente il mio Forescout è in grado di chiamare quel dispositivo client e dirgli: adesso ti aggiorni l'antivirus. L'aggiornamento parte in background senza che l'utente si accorga di niente. Quindi faccio conformità. Piuttosto che delle patch di sistema operativo. Allora, un altro nostro cliente produce dei macchinari particolari, li vende in tutto il mondo, c'ha dei tecnici che vanno a installarlo in tutto il mondo. La politica aziendale, a fronte di tante problematiche che hanno avute al rientro dei tecnici li entravano dopo essere stati magari 2 mesi in Cina, 1 mese in Brasile col portatile e si portavano a casa di tutto, perché magari un po' perché in azienda dove facevano lavoro, un po' in albergo, un po' con la chiavetta, un po' perché poverini, erano distanti da casa, quindi il tempo dovevano passarlo.
soluzione di questo cliente era che ogni tecnico che rientrava col portatile passava dall'IT, lasciava il portatile sopra la scrivania, quarantena. l'IT prendeva, lo formatava e glielo ridava pulito, ma proprio pulito senza più niente caricato, lo dava come quando era partito. Capite che è una pratica un po', insomma, parecchio laboriosa e comunque non. Efficace però. Sì, cioè l'efficacia anche là è efficace fin quando questo mi rientra in azienda, però se si collega in VPN dalla Cina per portatile infetto, magari C'è qualche qualche problema me lo problema. crea. L'altra cosa, quella assolutamente più importante in termini di, diciamo, di azione, è quella appunto di andare a restringere. Restringere può essere che se quel dispositivo è particolarmente compromesso, io disattivo la porta dello switch, oppure sono una persona che non è un dipendente dell'azienda, ho un dispositivo che non è aziendale, per qualche motivo riesco a entrare in sala server, riesco ad attaccarmi su una porta di un qualsiasi switch, è giusto che quella porta venga spenta, perché io non ho diritto di essere là, non ho nessun motivo per poter fare quel tipo di attività. Piuttosto che sul dispositivo stesso, io sono una persona, banalmente vi faccio l'esempio, qua c'è scritto dual-homed cos'è? È una delle cose che capita anche questa abbastanza frequentemente. C'ho l'azienda bella, blindata dal punto di vista della sicurezza perimetrale, c'ho il mio bel firewall che mi evita di andare su dei siti, possono essere dei siti che danneggiano il computer o dei siti che perdono produttività per l'azienda, banalmente Facebook o quant'altro. L'azienda me lo proibisce, io però ho un notebook, ho anche un cellulare personale o aziendale, personale anche peggio. Mi metto in tethering sul cellulare, quindi mi trovo con una zampa, una scheda di rete, quella cablata sulla rete aziendale collegata al file server, al gestionale, a tutti i sistemi dell'azienda, con i dati dell'azienda. Dall'altra parte mi trovo direttamente pubblicato in internet con IP pubblico e comincio a navigare di là. Se di là scarico un malware, potenzialmente non passo per il firewall, potenzialmente potrei comunque beccarmi un qualcosa che utilizzi il mio PC per far ponte. Questo tipo di soluzione è in grado di analizzare il PC, accorgersi che in quel momento il PC ha due zampe, una da una parte e una dall'altra, accorgersi che il PC ha un IP pubblico e automaticamente può disattivare la scheda di rete che ha l'IP pubblico. E quindi fare un forcing pesante e poi segnalarlo magari all'amministratore dicendo guarda che c'è una persona che sta cercando di fare quel tipo di attività là. Tutto questo in maniera automatica, quindi Sì, senza un intervento senza nessun diretto tipo di dell'operatore intervento. o chi per Sì, lui. questo è proprio il vantaggio della soluzione. Facciamo degli esempi pratici. Compaiono due dispositivi in questa rete che vedete. Automaticamente il Forescout, il Counteract va a analizzare questi due dispositivi e capisce che una è il portatile del CFO e l'altro è una telecamera per la videosorveglianza. Automaticamente tratta entrambi i dispositivi nella maniera più opportuna, quindi banalmente. Il PC del CFO potrà dialogare semplicemente con il server file server, lo gestionale della parte finanziaria. In questo caso lo può fare in varie modalità. La modalità magari più semplice, se ho già diviso in tante reti la mia rete, è quella di prendere e spostare quella porta di rete o quella mia rete wifi, l'accesso wifi sulla stessa VLAN, sullo stesso segmento di rete della parte finanziaria. Oppure vedremo dopo cos'altro può fare. Stessa cosa per la telecamera. La telecamera verrà vista solo dal server della videosorveglianza. Quindi se io banalmente il portatile del CFO c'ha anche l'IP della telecamera, ci provo ad accedere, non la vedrà neanche in rete, perché comunque è un oggetto completamente isolato che può solo mandare comunicazioni verso il video server. Tutto questo in maniera automatica. Se domani qualcuno pensa di fare il furbo e dice ok, io che sono il CFO, mi attacco su una porta di rete della videosorveglianza, voglio vedere le telecamere dell'altro ufficio, chissà cosa, automaticamente il sistema vede che io là non ci devo stare e mi rimette dove devo andare io, quindi sulla rete della parte, insomma, relativa agli uffici o alla parte finanziaria. Quindi la prima domanda che vi faccio è capire se avete una vostra separazione tra la rete che io chiamo un po' più pregiata, quella dove mediamente stanno i server. Se avete una separazione che magari per la rete ospiti, che è quella un po' più diffusa, quindi io, la persona che vive in azienda da voi deve accedere a internet, gli viene data una rete separata, oppure se è tutto piatto, per cui i client, stampanti, server, ospiti, sono tutti quanti sulla stessa rete. Vediamo il sondaggio. Vediamo se anche qua mi stupite. Se abbiamo solo utenti virtuosi in questa sessione, Io punto sulla rete ospiti, vediamo se. vediamo se E indovini. invece Invece no. no. Benissimo.
Molto bene. Sì, la maggior parte di voi dice che la rete server è separata dal resto dell'azienda. Questo è assolutamente buona pratica. Anzi, sarebbe ancora più buona pratica andare anche a separarlo ulteriormente, quindi dividere una rete dedicata ai server che devono erogare dei servizi e tutte quelle che sono le comunicazioni, banalmente database server, che magari non deve essere acceduto direttamente, deve essere su una rete separata piuttosto che altro. Questo perché mi dà più flessibilità per poter applicare i controlli, perché nel momento in cui le reti sono separate, vuol dire che per metterle in comunicazione c'è un punto di passaggio, un po' come fosse il casello dell'autostrada, quando devo Certo. passare di là posso controllare. Nel momento in cui le reti sono molto piatte, è come essere in mezzo a un campo del calcio e ognuno va dove vuole, non ho Lo controlli. controllo. Esatto. Perché vi ho chiesto questo? Perché questo tipo di soluzione può fare una cosa che si chiama virtual firewall. Allora, prima vi ho detto che la famosa telecamera, il famoso portatile del CFO, se io ho separato le reti, ho fatto tipo la rete della videosorveglianza, il dispositivo è in grado di girare le porte dello switch da una parte all'altra. Però ci sono dei casi in cui la separazione della rete è un po' impossibile. Vi faccio un esempio classico. In questo schema che vedete c'è disegnato uno switch, un server e un dispositivo di un utente. Prendetela così, io sono un tecnico che deve accedere a banalmente un server per fare manutenzione, vado in sala server, mi collego su uno switch. Io devo poter accedere magari a un determinato server, ma non devo magari poter accedere al server che contiene i dati finanziari dell'azienda, i brevetti, il numero di carte di credito, quello è proprio una normativa. Allora, cosa posso fare? Io posso fare una configurazione particolare dove di pratica vado a collegare questo dispositivo, che può essere una macchina virtuale, poi vedremo, o un server fisico, questo Forescout, alla mia rete. Una porta è quella di management, che mi serve per amministrarlo e per dargli visibilità a lui di tutti i dispositivi connessi alla rete. Una porta è una porta di mirror, ovvero io gli dico tutto quello che passa per quello switch o quello che mi interessa, lo vado a girare in copia a questa appliance. Questa appliance analizzerà il traffico. Il terzo cavo è una porta di response, cioè una porta che permette a questo dispositivo, a questa appliance, di andare a iniettare dei pacchetti in rete dove lui ritiene più opportuno. Facciamo un esempio pratico. Io con il mio PC cerco di accedere a un server a cui non ho diritto di accedere. Io mando il pacchetto allo switch. Sono sullo stesso segmento di rete, non ho bisogno di firewall, di routing, di niente, perché sono esattamente collegato sullo stesso punto di quel server. Io mando il pacchetto verso il server per installare una connessione. La copia di quel pacchetto viene girata anche all'appliance. L'appliance vede che sto cercando di fare qualcosa che non va bene. Perché? Perché vede che non sono dipendente dell'azienda, vede che non faccio parte del gruppo che può accedere a quel server, vede che c'è un dispositivo che non è aziendale e quindi per questa policy che ho costruito di là non ci posso accedere. A questo punto l'appliance manda un session reset al server. Io posso anche cominciare a mandare informazioni, mandare dati, ma il server me li rifiuta perché io non ho mai aperto la connessione. Quindi, senza mettere un firewall in mezzo, senza fare nessun tipo di controllo, posso già fare in modo di evitare che le persone si connettino. Questo stiamo parlando appunto di instaurare una connessione TCP. Nel caso sia una connessione UDP, quindi un qualcosa di stateless, dove non c'è uno stato di connessione, funziona più o meno uguale, io mando il pacchetto UDP. Solo che al posto di rispondermi con un reset, mi risponde con un ESMP unreachable. Quindi praticamente mi dice: guarda, questo dispositivo non esiste più, quindi il mio PC smette di trasmettere e non riuscirò mai a connettermi a quel server. Questo naturalmente appunto assolutamente una cosa molto vantaggiosa, soprattutto per andare a proteggere dei server pregiati. Mediamente l'implementazione di questa cosa si va magari a mirrorare non tutto il traffico, perché diventa un po' pesante, ma magari il traffico dei server più pregiati e i protocolli più usati, tipo l'RDP. Cioè, non voglio che possa fare RDP sul server dove ho dei dati particolarmente sensibili, è un sistemista qualsiasi, voglio che ci possa accedere solo a determinate persone. Quindi vado a implementare questo tipo di soluzione. Tutti questi esempi, soprattutto quando parlavamo prima di muovere da una VLAN all'altra un dispositivo, stiamo parlando di NAC, quindi proprio quello che è l'argomento di oggi, network access control, cioè controllo chi accede alla rete. Esistono varie soluzioni di NAC. Mettiamola così, la maggior parte delle soluzioni di NAC utilizzano una tecnologia che si chiama 802.1x, ovvero quello che tutti noi conosciamo come Radius. Come funziona questa cosa? Io configuro qualsiasi dispositivo di rete, mediamente i più diffusi sono
controller Wi-Fi o access point, dove dico mi collego alla rete Wi-Fi se ho le credenziali di Active Directory. Ok, SPC a dominio. Ci sono alcune aziende che implementano queste soluzioni anche lato wired, cioè sugli switch dove ci sono i cavi attaccati. Abbiamo visto che ForScout può lavorare anche in una modalità più intelligente, cioè lui vede qualcosa che si collega alla rete e dopodiché va a interrogarlo. Questo cosa permette di fare? Permette di avere un approccio di questo tipo. Quindi io posso lavorare con due tipologie di approcci. Uno, dico, una volta che un utente si collega, l'aggiorno in post-connect approach, che vuol dire tutto aperto. In quel momento che mi collego, intanto su quella porta di rete io posso fare quello per cui quella porta di rete è configurata. Cioè mi attacco sulla porta di rete dell'ufficio, vado in rete normale e comincio a lavorare sui server. Mi attacco sulla porta di rete della sala, diciamo, meeting, quindi andrò probabilmente su altri ospiti. Intanto comincio a lavorare. Oppure posso lavorare in assetto completamente rovesciato. Cioè io mi attacco su una porta di rete. Appena lui mi vede, subito mi butta su un posto dove non posso far danni e comincia a indagare, quindi non faccio niente, mi attacco ma non sto facendo niente perché lui deve prima analizzarmi. Una volta che mi ha analizzato in un caso o una volta, cioè, anzi in entrambi i casi, scusate, solo che in un caso sto facendo quello che voglio e in un altro caso sono un attimino in stand by, una volta che mi ha analizzato lui deciderà se lasciarmi là o spostarmi da un'altra parte. Qual è il vantaggio di questa tipologia di approccio rispetto 802.1x? Intendiamoci, ForScout lavora con entrambi, però qual è l'approccio, la cosa più intelligente? Che se io domani mattina do una martellata sopra l'appliance ForScout o spengo la macchina virtuale, la mia rete continua a funzionare come era prima, magari meno sicura, ma perderò sicuramente visibilità, ma non vado a compromettere il funzionamento della rete. Se io implemento 802.1x e il mio server 802.1x, per quanto ridondato sia, non sia raggiungibile, non sta funzionando correttamente, io là non lo posso spegnere perché non va più la rete e se non funziona comunque la rete è ferma e quindi mi trovo in serie di difficoltà. Il motivo per cui non vi nascondo che dopo aver fatto un attento scouting di varie soluzioni anche di altri brand più blasonati, abbiamo optato per questa. Uno dei due motivi è questo, il fatto che sia poco invasivo e che mi dia possibilità di andare a implementare sicurezza senza rinunciare all'affidabilità, aggiungere punti di failure. Questo è un vantaggio. Poi l'altro ve lo dirò dopo. Abbiamo visto appunto la parte di control. Adesso andiamo a vedere la parte di orchestration. La parte di orchestration è un altro vantaggio che magari è l'ultimo su cui si arriva in termini cronologici. Come abbiamo visto adesso, probabilmente il termine giusto di applicare questo tipo di strumenti è proprio quello. Prima visibilità, poi comincio a fare un po' di controllo, di remediation automatizzata e altro, e poi c'è la parte di orchestration. Orchestration cosa serve? Serve a risolvere il problema che tutti noi abbiamo, sia chi come noi eroga servizi, sia come voi li deve fruire o li deve erogare all'interno della propria azienda, che è quello di avere tantissimi strumenti di sicurezza, anche blasonati, anche importanti come nomi, come complessità, come anche funzionalità, che però sono tutti uno separato dall'altro. Io mi trovo, questi che sono tutti dei nomi di soluzioni di sicurezza, andando un po' più nel concreto, probabilmente tutti voi avrete un qualcosa che fa da firewall, avete sicuramente un qualcosa che fa da endpoint, quindi un antivirus sui PC, banalmente per semplificare. Probabilmente avete un qualcosa che gestisce le patch. Alcuni di voi avranno un qualcosa che gestisce i dispositivi mobili, intendiamo cellulari, tablet, quant'altro. Probabilmente qualcuno potrebbe avere anche qualcosa che fa da SIEM, cioè che mi correla tutti i log di sicurezza. Quello magari è già una cosa che un po' mi dà una mano a mettere insieme le informazioni, perché nasce per far quello, quindi poter correlare quali strumenti di sicurezza. In pochi casi, ma ogni tanto capita, ho visto delle soluzioni di UA, cioè degli strumenti che vanno costantemente ad analizzare i miei dispositivi per capire se sono sicuri, se sono diventati soggetti di qualche vulnerabilità che sono uscite magari nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ed eventualmente mi suggeriscono delle remediation da fare per renderli meno vulnerabili, piuttosto che ATD, che ormai sono delle soluzioni che sono abbastanza integrate o nella parte firewall o nella parte endpoint, cioè ATD intendiamo qualcosa che mi aiuti a sconfiggere i famosi zero day. Banalmente si parla di sandboxing, quindi vuol dire oggi un qualcosa non è ancora riconosciuto da un antivirus, apro questo file, c'è un strumento mediamente in cloud che lo apre in un ambiente protetto, controlla il comportamento, se quando lo apre vede che questo comincia a crittografare file, ad accedere in internet, a mandare dati o a fare altro, mi segnala che non è sicuro. Quindi per ATD tendenzialmente intendiamo questo tipo di soluzioni.
Il problema è farle funzionare tutte quante assieme. Allora, vediamo un esempio pratico. Anzi, prima ve lo chiedo. Avete già degli strumenti che vi aiutino ad automatizzare delle cose? Cioè, a dire, a fronte di qualcosa che succede sull'ATB, voglio che il firewall mi blocchi quella cosa, piuttosto che a fronte che l'ATB mi trova che scusate, che il vulnerability assessment, quindi a fronte che quel dispositivo risulti vulnerabile perché gli mancano delle patch, c'è uno strumento che in automatico si preoccupa di installargli quelle patch. Vediamo cosa. Viene fuori, Sì. anche perché non è così comune trovare strumenti che fanno già No, questo lavoro mediamente all'interno capita dell'azienda. che invii notifica alla stessa casella email, quindi perché allora, in aziende normali non c'è una persona per ogni strumento, ma c'è una persona che salta da una console all'altra, che magari nel frattempo risponde al telefono, installa i server, segue un po' il gestionale. No, una volta Ok, non esatto, funziona. infatti, la maggior parte delle volte è quello. Chiaramente una soluzione di questo tipo aiuta molto. Infatti adesso volevo fare un paio di esempi un po' pratici. Allora, partiamo dalla parte di ATD. La piattaforma Foscal ne supporta alcuni, in questi casi ne ha elencati tre, ce ne sono anche delle altre. Io un po' perché la conosco un po' meglio, un po' così, perché va meglio fare l'esempio, ragiono un po' più su quella di Checkpoint che conosco un po' meglio. C'è una funzionalità che si chiama Sandblast, lavora sia a livello di firewall perimetrale che a livello eventualmente di endpoint. Funziona un po' come vi ho detto prima. Scarico un file Excel o anche banalmente un Word o un qualsiasi altro file, dentro comincio, ho un PDF, quando lo apro comincio a fare qualcosa. Come funziona? Al posto di aprirlo direttamente sul mio PC, lo apre da qualche parte nel cloud e fa un'analisi del comportamento. Quindi facciamo così: un utente scarica un file su un PC, potenzialmente questo ATD, questo Sandblast di Checkpoint, si accorge che quel file è malevolo in qualche maniera, o perché se ne è accorto il firewall, o perché se ne è accorto l'endpoint caricato sul PC. Il sistema appunto di threat detection se ne accorge, lo segnala subito al mio Forescout. Il mio Forescout vede che quel dispositivo potenzialmente potrebbe essere ormai infetto, perché comunque quella cosa è andata oltre, o ha tentato di fare qualcosa di malevolo, che può essere l'inizio di qualcosa. A quel punto, in base alla policy che io ho disegnata, posso decidere di andare a interrompere il funzionamento di quel processo che ho visto, piuttosto che andare a isolare quel PC dalla rete. Ok? Successivamente, sempre Foscout, dialogando col mio appunto ATD, è in grado di mettersi d'accordo e andare a fare una scansione sulla rete di altri dispositivi che potenzialmente nelle ore precedenti o in quel momento hanno avuto la stessa tipologia di vulnerabilità, di attacco, di quello che è, e andare a prendere delle azioni per andare a rimediare o andare a isolare dalla rete anche gli altri dispositivi. Quindi qua non ho fatto niente, ci sono il mio, diciamo, Foscout che mi automatizza l'installazione di patch, la connessione della rete, la scansione di altre macchine, senza che io debba intervenire. Chiaramente ci sono a scrivere delle policy a seconda dell'intervento, ma mi automatizza, mi notifica, fa tutto quello che serve. Da creare questi automatismi sicuramente semplifica e previene magari da Sì, possibili falli, no, nella sicurezza o sì. comunque. Soprattutto perché considera che, come si diceva prima, la maggior parte delle aziende ha persone che fanno varie cose. Ah, Se la sì. persona in quel momento dell'attacco non è davanti o non c'è una notifica sul cellulare che riesce a vedere subito, La da difficoltà a accorgersi essere subito attivo. e accorgersi tra 20 minuti fanno la differenza. Ovviamente, basta vedere il Sì, malware, il CryptoLocker o comunque esatto. ransomware in genere. Quindi diciamo quel tipo di approccio è sicuramente interessante. L'altro esempio pratico può essere un po' più legato alla parte perimetrale. Quindi in questo caso su due firewall supportati, ce ne sono anche altri, c'è anche Fortinet per dire. La logica è, partiamo da un esempio come quello che abbiamo fatto prima, una rete molto simile. La differenza grossa qual è? Che mentre prima non avevo un firewall perimetrale, quindi avevo il mio server, prima era del CFO, quindi il server della finance, il video server, che erano separati solo dal mio switch, adesso mi trovo ad avere un firewall NGFW in mezzo. Questo cosa vuol dire? Che io, la mia telecamera viene analizzata, viene scansionata, capisce che è una telecamera e fa una regola per la quale quella telecamera inietta delle regole nel firewall, per quale dice che la telecamera può raggiungere il video server. Stessa cosa la fa per il mio dispositivo medical device, può essere il tablet del medico che deve accedere alla rete per poter accedere al server che contiene le cartelle cliniche dei pazienti. E
La stessa cosa può essere il dispositivo, diciamo, non gestito in altro stato. Il comportamento qual è? Che io, senza dovermi preoccupare di andare a precompilare io delle regole sul firewall, io in automatico, man mano che collego i dispositivi alla rete, lui è in grado di andare, sulla base delle policy, ad autopopolare le regole del firewall. Quindi vuol dire che domani io avrò disponibili dei tablet nuovi che si collegano su una rete wifi che magari è anche diversa da quelli dove erano stati pensati, quelli automaticamente, se devono accedere alla parte di medical, sì, di telecliniche, lo faranno in automatico. Posso fare anche cose complesse, quindi la security camera che può accedere al video server, naturalmente non può accedere ad internet, però può essere acceduta da un'altra parte, quindi tutto pilotato da un'unica console. Quindi a seconda del dispositivo creo già dei percorsi obbligati all'interno della rete, questo chiaramente Però è un grosso vantaggio. anche qua abbiamo dei clienti che hanno deciso di adottare questo tipo di soluzione, soprattutto anche per la parte di provisioning, perché avevano cominciato, perché nessuno obbliga ad avere una soluzione che automatizzi la creazione delle VLAN, delle regole del firewall. Uno senza acquistarla può farla tranquillamente, vuol dire che domani mi arriva un fornitore nuovo che deve poter accedere agli impianti, devo creare una rete solo per questo fornitore, domani acquisto un nuovo tablet, lo devo mettere in rete da quella cosa là, poi domani carico una nuova applicazione sul tablet che deve poter accedere dall'altra parte, quindi sono sempre in corsa di modifiche di configurazioni. Abbiamo un cliente appunto che sull'impianto produttivo, un'unica linea di produzione aveva 30 fornitori diversi e aveva cominciato a segmentare ogni fornitore della propria VLAN. Chiaramente ci vuole, non dico una persona dedicata, ma che ci piega Diventa parecchio. impegnativo. Eh sì, mantenerla sì, anche perché poi domani mi arriva il nuovo apparecchio che devo collegare alla rete, ci vuole qualcuno che vada a configurare in maniera corretta sulla porta giusta, sulla VLAN giusta. Certo. E con la regola del firewall che serve. Questo è un altro esempio pratico, dispositivo mobile, si collega alla rete, il mio Forescout cosa fa? Verifica che il dispositivo, verifica col cloud, interfacciandosi col mio provider di MM, fate presente, fate considerare l'AirWatch di turno, il Mobile Iron, verifica se quel dispositivo è un dispositivo aziendale, verifica se quel dispositivo è sicuro, è sbrikato o altro. Se non c'ha il client aziendale dell'MM, lo mette su una rete separata, quindi la rete degli ospiti. Nel momento in cui io ci carico, perché è un dispositivo aziendale, il client, a quel punto mi rimette sulla rete aziendale, dove magari posso accedere in maniera diretta a dei server. Anche qua la Forescout va a controllare, a orchestrarsi con il diciamo, fornitore di MM, che può essere mediamente nel 90% dei casi un servizio in cloud, non un web in casa, insomma. Certo. Anche qua dialoga in maniera nativa. E già questo mi permette di avere un maggior controllo sui dispositivi mobile, cosa Sì, che attualmente è un po' allo sì, sbando. là si fa ancora un po' fatica dal punto di vista della famosa separazione, cioè finché il dispositivo è solo aziendale si va anche abbastanza bene, si possono imporre le cose. Nel momento in cui spesso e volentieri ci sono dispositivi che sono BYOD, allora là diventa un po' più complicato andare a iniettare un client di questo tipo. Certo. Però di rovescio si può dire, ok, dispositivo aziendale, accedi in maniera privilegiata diretta ai dati aziendali, dispositivo non aziendale, lo faccio passare attraverso il firewall, quindi ti obbligo a doverti collegare su una determinata rete, anche se hai delle credenziali aziendali sulla rete privilegiata non ci arrivi direttamente, ma solo passando attraverso dei controlli. Vi faccio una breve demo delle schermate. Questa, come dicevo prima, è la console, è simile a quella che avete visto prima, fa vedere le altre informazioni, quindi è molto semplice e pulita. Sulla sinistra vedete praticamente la possibilità di fare i filtri e le varie policy. Quindi se vedete, infatti si ripete un po' il C controller orchestrate che abbiamo visto fino adesso. Sulla destra si vede appunto nella parte alta l'elenco dei dispositivi, in questo caso essendomi posizionato sulla sinistra all'host vedo tutti i dispositivi aziendali e sulla parte inferiore vedo il dettaglio. Questa è una schermata nel dettaglio, queste sono delle informazioni che lui mi raccoglie al volo appena vede il dispositivo, quindi mi sa dire per esempio che questo fa parte di un dominio che si chiama Test Domain, che è tendenzialmente una macchina virtuale perché un po' lo riconosce lui, un po' mi fa vedere il nick vendor che è un VMware, dice che sistema operativo è un Windows 7, mi dice che c'è installato un Secure Connector, quindi è un agente che si utilizza per raccogliere delle informazioni. Andando un po' più nel dettaglio, mi dice che questa macchina banalmente c'è su un antivirus che è installato, mi dice che sta funzionando come McAfee, che è aggiornato, mi dice che ci sono delle patch di Microsoft che non sono state applicate. Sono tutte cose che io raccolgo senza bisogno di fare policy particolari. Questo, diciamo, lo tiro fuori dalla scatola, lo installo, queste cose qua già le fa. Certo. Esatto.
Successivamente, per esempio, qua mi fa vedere che è andato in automatico a riconoscere che queste sono tutte delle telecamere. Quindi mi dice che sono delle cose di Operation Technology e sono praticamente delle telecamere, mi va a dire su quale segmento di rete sono e anche la marca. In questo caso mi fa vedere dei PC Windows 7, perché sono tutte classificazioni che lui fa in automatico, dei telefoni Cisco. Anche qua mi fa vedere i dispositivi di building automation, cioè mi automatizza tutto. Andando un po' nel dettaglio, per esempio, in questo caso, io trovo che c'è un dispositivo di un certo tipo, di una certa categoria, che non mi piace che sia là, quindi voglio fare una policy. In questo caso vado a fare un'azione di restrict, come abbiamo visto prima, dove vado, in questo caso posso decidere, come vedete, di fare virtual firewall, quindi andare a bloccare con delle connection reset le connessioni. Posso decidere di andare a inserire delle ACL all'interno dell'endpoint, quindi se è un sistema operativo Windows o Linux posso spostargli dentro dei comandi, o banalmente vado a spostarlo sul firewall o sulla mia virtual LAN dello switch. Queste per esempio sono la parte di inventory, quindi io ho la possibilità per esempio di andare nell'inventory a vedere quali sono tutti i dispositivi che non hanno una determinata patch di sicurezza caricata e da qua posso tracciare delle azioni. Chiaro che tante di queste informazioni le posso andare a raccogliere anche da altre console, da quella magari del source di Microsoft o di altri strumenti. Però è altrettanto chiaro che io, avendo un unico punto di gestione, posso fare molte cose in maniera molto più semplice. Banalmente, c'è una vulnerabilità Microsoft che espone solo i server che sono esposti sulla porta 80, con la porta 80 aperta. Io da questa interfaccia posso andare a identificare quali sono i server o i PC che non hanno quella patch caricata e hanno quella porta aperta. Quindi tanto vado a aggiornare quelli, poi magari con calma li metto a posto tutti quanti. Posso in grado di intervenire in maniera più rapida. Piuttosto che le remediation che vi dicevo prima, qua posso andare a lanciare le remediation, banalmente killare il processo, andare a eseguire degli script, andare a installare magari l'antivirus. Come vedete già ci sono già dei comandi pronti, tipo per la maggior parte degli antivirus è già così, quindi tipo per Symantec, per 3Micro, per McAfee. Per altri me lo devo scrivere io, banalmente, non so, marca dell'antivirus XY, c'è un comando eseguibile da lanciare sulla macchina per l'update. Lo metto dentro io a mano, automaticamente poi verrà lanciata quell'azione dove mi serve. Questo è il dettaglio di una regola. Per esempio, in questo caso vado semplicemente a dire: nel momento in cui l'antivirus ha qualche problema, magari non è aggiornato, vedete nella parte sotto, vado a fare varie azioni in maniera, diciamo, simultanea. Banalmente mando una notifica che all'utente su una pagina web, lancio l'aggiornamento dell'antivirus su Windows, sposto, qua è proprio una regola di quelle cattivissime, sposto il PC su una VLAN chiamata di quarantena, che vuol dire posso solo aggiungere il server antivirus e il server dell'update del sistema operativo, non posso aggiungere nessun'altra risorsa. E mando un'email all'utente. Nel momento in cui poi l'aggiornamento sarà fatto, automaticamente il Forescout vedrà quel PC a quel punto al sicuro e lo rimette sulla rete giusta. Vedete, il motore è molto semplice e intuitivo, quindi si riesce tranquillamente a disegnare delle policy. Tra l'altro, hanno implementato questo strumento che è molto comodo, che dà la possibilità anche di poter vedere come vengono concatenate le policy. Per esempio, su questo dispositivo ci sono applicate quattro policy: la prima di device discovery, quindi cioè di tutto quanto, l'US manageability, che vuol dire ok, quel dispositivo è un dispositivo Windows, riesco a accederci direttamente perché è un dispositivo aziendale, perché ho le credenziali di dominio. A quel punto riesco ad andare a verificare se mancano delle patch. In questo caso, per esempio, probabilmente OS X è un sistema operativo Apple. Nel momento in cui non è compliance, alla fine qua vado a restringere il segmento di rete, quindi potenzialmente lo vado a segmentare su una rete, diciamo, dove non può fare danni. Come vedete, è molto semplice. Considerando che le maggiori cause di problemi legati alla rete sono dovuti o a mancati aggiornamenti dei sistemi operativi, diventa sicuramente una cosa di interessante e utile perché Sì, sulla, diciamo che esatto, questa è spesso. la prima mano che dà. Pesantemente questa. L'altra cosa è, al crescere del numero di dispositivi, alle dimensioni e alla dislocazione geografica della rete, è importante avere qualcosa che mi avvisi che per
perché magari sulla filiale remota c'è il tecnico che è andato a riparare la macchinetta del caffè, che per comodità si è attaccato col PC sulla rete wireless che era aperta, e che magari c'è il PC con dentro con la criptolotta che gira, cioè sì. Sono cose che possono capitare. Esatto, magari capita per comunque un errore di fondo che non dovevo lasciare aperta la rete, non dovevo dare le password in giro. Però se non c'ho un qualcosa che mi aiuta poi a rimediare gli errori, lo scopro quando è troppo tardi, insomma. Dal punto di vista di deployment, abbiamo quasi finito, vi spiego come funziona un po' la logica. Allora, il prodotto che abbiamo visto fino adesso si chiama ForeScout AI Control, perché è quello praticamente che fa tutte le cose che abbiamo visto, tranne la parte di orchestration, cioè quella di dialogo con prodotti terzi, dialogo avanzato, cioè l'aggiornamento dell'antivirus lo fa con tutti. L'orchestrazione, intesa come se succede una vulnerabilità vado a capire come intervenire da una parte o dall'altra, perché l'istrumento che rileva le vulnerabilità comunica al ForeScout, il ForeScout gli torna indietro dei dati, okay, quella cosa che abbiamo visto prima, piuttosto che l'automazione delle regole nei firewall esterni, sono delle cose da licenziare a parte, si chiama appunto AI Extender, si licenzia in base ai moduli che voglio attivare. Oltre a questo c'è la parte di OT Offering, che si chiamava appunto Silent Defense prima, adesso si chiama ForeScout OT. È una cosa che non abbiamo visto in questa presentazione, se volete approfondirla poi siamo disponibili per una sessione di approfondimento su questo. Prendetelo come un prodotto che adesso è a sé stante, è integrato solo in parte, ma diventerà un unico prodotto un domani. È un qualcosa che, oltre a fare quello che abbiamo visto fino adesso di automatizzare e gestire, mi permette di andare a disegnare delle mappe a livello applicativo della mia rete produttiva, quindi capire che apparati ho e che tipo di traffico c'è tra uno e l'altro. Mi permette di andare a fare un'analisi delle vulnerabilità molto precisa di tutti i miei dispositivi SCADA o quant'altro. Mi permette addirittura di andare a guardare le variabili. Fa machine learning anche su questo. Cosa vuol dire? Che se io ho un forno che rileva a 50 sensori di temperatura, tutti che rilevano dei dati che vanno da tot gradi a tot gradi, lui è in grado di rilevarmeli tutti, analizzarmeli, e mi andrà a segnalare quando qualcuno di questi dati sarà completamente fuori scala. Può essere a quel punto che mi segnali perché c'è un problema effettivamente di impianto, o perché ci sia un attacco in corso che magari l'attacco parte dall'inserimento di variabili fuori scala all'interno del mio impianto. Quindi è una soluzione completamente pensata per quel mondo. Se siete interessati possiamo approfondirla. Esiste comunque un bundle commerciale che dà la possibilità di avere tutto sotto un unico cappello a livello commerciale principalmente. A questo, come si va a deployare questa cosa? Si va a deployare con una console di gestione centralizzata, se uno vuole, che si chiama eManager, e poi devo andare a installare queste, diciamo, appliance, che possono essere delle macchine fisiche, ne installiamo veramente poche ormai, o delle macchine virtuali, che sono quelle che analizzano tutti i dispositivi e che gestiscono tutto quanto il traffico mirrorato e fanno proprio la parte, diciamo, di lavoro sporco. Per disegnarvela, dopo c'è uno schema, lo faccio vedere, queste sono alcune integrazioni, e questo ne approfitto per farvi capire qual è il valore. La seconda cosa perché abbiamo scelto questa soluzione rispetto ad altri brand, questa azienda si chiama ForeScout, il prodotto che fanno si chiama Counteract, la maggior parte della gente li conosce come ForeScout sia per il prodotto che per il nome, perché sono conosciutissimi. Però sono leader del settore proprio per quella cosa che dicevo prima dell'802.1x, che loro non lo utilizzano, e per il fatto che non facendo hardware, non producendo switch, access point o altro, loro funzionano un po' con tutti. Il fatto che fino adesso non abbiamo trovato dei produttori di hardware che non fossero integrabili. Chiaramente l'hardware, ad esempio lo switch, deve avere la management. Se c'è uno switch a management mode, non potrò mai integrarlo. Ma però, con i presupposti. Esatto. Però non è HPE che c'è la sua soluzione pensata principalmente per i suoi prodotti, o Cisco che c'è la sua soluzione pensata principalmente per i suoi prodotti. È nata per essere trasversale. Queste sono alcune integrazioni. Come vi dicevo prima, appunto, la facilità è che è facile da usare, non è intrusivo, utilizzo 802.1x non è assolutamente mandatorio, è un unico dispositivo, eventualmente può essere strecciato in due nel momento in cui c'è più sedi, adesso vediamo il perché. È flessibile, può essere sia fisico che virtuale, quindi insomma l'ideale è proprio nel momento in cui, ed è il caso classico di quasi tutti i nostri clienti, ha più di un vendor di dispositivi nella propria rete. Banalmente magari c'è un po' di switch di una marca, un po' di un'altra, io ci spoglio un'altra ancora, il patch management di una marca di un'altra marca, quindi è l'ideale per mettere insieme tanti prodotti diversi. Questo è un assetto abbastanza classico, dove ciò
La parte di Enterprise Manager, vedetela come il server di gestione centralizzato, e il Forescout Counteract, vedetela come la macchina, quella che dicevo che fa il lavoro sporco. Ne ho quindi server centrale nella sede principale, una macchina nella sede principale e una macchina in ogni filiale. Volendo, potrei avere tutto nella sede principale e controllare da remoto, per capire un po' i casi. Sapete che in questo caso, essendo un'azienda americana, fanno sempre le cose in grande. Sapete che in questo caso hanno messo 3 macchine, probabilmente per il carico di qualche migliaio, anzi decine di migliaia di dispositivi. Sapete che nei casi più normali, con un'unica sede, con una macchina si fa tutto, perché una macchina può avere a bordo sia la parte di Enterprise Manager che la parte appunto di console. Si tende a separare nel momento in cui diventano due, perché ha bisogno di avere un punto di gestione e 2 punti di funzionalità in giro, insomma. Questo era un po' una panoramica su tutto, Ecco, se ci chiaramente. sono domande, se ci sono richieste di approfondimenti, utilizzate la chat che così vediamo di rispondere. Io intanto volevo chiedere a Stefano, diciamo che la tipologia di cliente verso il quale ci siamo approcciati con questo prodotto è un cliente, diciamo, medio, grande, che giusto anche per dare un'idea di... Allora, anche qua è cambiata un po' la logica. Fino a qualche anno fa, licensing di questa soluzione proprio dall'azienda americana era abbastanza discriminante per l'azienda tipica che troviamo sul territorio, per cui c'erano dei tagli di licenza particolarmente, secondo me, sbagliati, tipo c'era la licenza per 100 dispositivi, per 500, per 1000, Sì, 2005 e via dicendo. classico, taglio americano. Capitava all'azienda che non aveva bisogno di 150 e doveva comprare quella da 500, e quindi il costo del dispositivo non è neanche tanto alto, però se ne devo comprarne 3 volte Era tanti penalizzato. diventava pesante. O magari il cliente che aveva tante sedi, mi dice: va bene comprarne quella da 2000, ma poi li voglio distribuire su tante sedi. Ecco che ci sono venuti incontro ormai da qualche mese, e quindi il modello di licenza è molto più flessibile, si può comprare licenze incrementi di 100. E automaticamente ho già la console centralizzata in compresa, che prima era a parte. Quindi, diciamo così, adesso è una cosa è abbastanza praticabile. Quello che vediamo noi è che nel momento in cui molte aziende, anzi direi quasi tutte, quando vedono questo prodotto, capiscono che Esita. è una cosa che gli serve, perché tendenzialmente non ci è mai capitato un cliente che dice a me non serve, è una cosa che assolutamente serve, anche solo per la parte di visibilità. Chiaramente ci sono molte parte dei casi che comunque è una cosa un po' extra budget e magari le priorità sono alte, però abbiamo visto tutti i clienti che poi sono partiti anche con poco, che poi insomma sono rimasti soddisfatti e sono andati avanti nell'implementazione, magari implementato nella sede principale dove ci sono la maggior parte dei server, e poi pian pianino stanno andando avanti a implementarli da altre parti. Altrettanto in aziende magari dove la parte OT sta diventando particolarmente pressante, perché è arrivato qualcuno quel giorno dicendo: io sono responsabile della produzione, tu sei responsabile di te, le domande su tutti i cavoli tuoi, se si blocca qualcosa. Quindi sì. Diventa fondamentale avere lo strumento. Sì, esattamente. Vediamo se ci sono domande. Allora, riconosce accessi di amministratore su dispositivi, qualcuno domanda. Allora, provo a vedere se ho capito la domanda, però mettiamola così: se io cerco di accedere a un altro, allora intanto ogni dispositivo che è in rete, ok, viene legato, abbiamo visto prima, come punto 1 all'utente. Per cui se io fisicamente mi metto davanti al computer con la tastiera, col mouse, entro con l'amministratore, lui riconosce che in quel momento sono legato io come amministratore. Naturalmente questo dispositivo non fa da SIEM. Okay, quindi se ho bisogno di storicizzare quel dato, poi c'è bisogno di qualcosa che me lo storicizza. E là è una cosa. Posso anche fare una policy dove dico: se su quel dispositivo particolare qualcuno si logga manualmente sulla console come amministratore, o me lo butti fuori, o mi mandi una notifica, o me lo isoli dalla rete, quello lo posso fare. Altrettanto vero con quella funzionalità di virtual firewall o di analisi del protocollo, che se io da un remoto cerco di entrare magari in RDP come amministratore su un determinato dispositivo, anche là lo posso intervenire. Non so se ho risposto alla domanda. Ok, intanto ne leggo un'altra. Salve a tutti, quali sono le differenze con prodotti alternativi, ad esempio Cisco ISE? Beh, allora, Cisco ISE sicuramente è un bellissimo prodotto enterprise. Le differenze sono un po' quelle che ho detto prima, principalmente che è un prodotto che funziona per la maggior parte con 802.1x, che è un prodotto pensato principalmente per lavorare in termini di
diciamo, di ecosistema Cisco, mettiamola così. E quindi questi sono i due limiti principali. L'altro limite, secondo me, è il costo, perché quello che so, Gize non è proprio regalato. E poi, vabbè, la flessibilità in termini di gestione delle policy, che probabilmente questo è un po' più semplice. Quindi, diciamo, così, per darvela come ottica, non è, quando troviamo su un progetto di NAC Cisco ISE contro, non è mai una cosa che alla fine ci spaventa o che porta dei risultati, diciamo, negativi per noi, perché comunque su quello siamo vincenti. Sulla parte magari dove vediamo che c'è un po' più di difficoltà, la parte di HP fa un prodotto che si chiama ClearPass, che è un prodotto di Aruba. Si è comprato Aruba, si è comprato anche questo prodotto. Quello, ecco, è particolarmente efficace se voglio semplicemente gestire l'autenticazione della parte captive port o la gestione della parte wireless, perché nasce per quello. Poi nel corso degli anni hanno cominciato a gestire un minimo di policy su cablato con un po' di NAC e quant'altro, però finisce là, cioè non arrivo a spingermi così tanto oltre. Cioè, non è che da un clear pass vado a iniettare delle regole in Fortinet, o a gestire uno scanner de bois o a fare cose di questo tipo, o ad avere uno strumento di inventory, cioè uno strumento nasce per fare NAC, Per insomma. l'alimentazione. Sì. Sì, poi dipende dall'obiettivo, se io voglio solo gestirmi la rete wireless, autenticazione degli ospiti, probabilmente non mi metto in casa un prodotto di questo tipo, non mi metto un FOSCout. Noi per quello abbiamo delle soluzioni derivanti dal mondo di ospitality che gestiscono solo l'autenticazione della parte wireless per la parte guest. Per la parte autenticazione aziendale, a quel punto ci sono i servizi NPS di Windows che fanno loro, insomma, quindi sì, un po' da capire il caso d'uso. Ultima domanda, costo per dispositivo, qua io purtroppo non vi so aiutare. Serve un commerciale, ma per questa domanda qua penso che qualcuno si farà sentire, vi Daremo darà anche ampie un'idea. spiegazioni, Esattamente. anche perché dipende un po' dalle necessità. Sì, dipende un po', sì, come sempre, insomma, sono classiche aziende anche queste dove c'è comunque il listino e poi c'è a livello di progetto la possibilità di ottenere anche dei prezzi molto, molto più interessanti. Se non ci sono altre domande, qui trovate i nostri riferimenti, il sito, la casella di posta elettronica e ovviamente i nostri indirizzi social, quindi per qualsiasi comunicazione siamo ovviamente a vostra disposizione. Vi ringraziamo per la partecipazione e vi diamo l'appuntamento al prossimo webinar. Grazie a tutti, Ciao, arrivederci. arrivederci.